21 gennaio 1905. Nasce Christian Dior, uno dei grandi protagonisti dell'haute couture francese. Creativo, appassionato d'arte fin da bambino, ebbe certezza della sua vocazione dopo un'assidua frequentazione di musei e gallerie. Guarito dalla tubercolosi, accantonati gli studi per diventare ambasciatore, si trasferisce a Parigi e comincia a collaborare alle pagine di moda del settimanale Le Figaro Illustré e si cimenta prima disegnando accessori come i cappelli, poi con schizzi di abiti che vende a poco prezzo alle case di moda. Nell'immediato dopoguerra, la Francia si innamora delle sue creazioni all'improvviso, decretando il successo della sfilata di primavera 1947, la sua prima collezione. Da allora in poi, nell'immaginario collettivo, Dior è sinonimo di alta moda e di new look, secondo la definizione inventata da una giornalista americana che lo rende celebre in tutto il mondo. Un inno al ritorno della femminilità, immense gonne a corolla sotto vitini strizzati in smilzi giacchini, corsetto e guêpière, spalle minute. La rivoluzione di Coco Chanel va in soffitta, torna l'eleganza aristocratica. A decidere definitivamente del destino di Dior, l'incontro con Marcel Boussac, magnate del tessile. Ansioso di cancellare le restrizioni del tempo di guerra, offre al giovane couturier tutti i tessuti pregiati per realizzare i suoi modelli da sogno. Per un abito da sera occorrono dai 15 ai 25 metri di velluto, chiffon, raso, taffetà. Dior è ormai Dior. Nel suo splendido atelier, con i suoi 85 collaboratori, può permettersi di mutare stile e farlo mutare a milioni di donne. Linee nuove secondo le lettere dell'alfabeto. Ma la perizia artigianale e gli inafferrabili segreti di taglio restano gli stessi. Il palazzo di Avenue Montaigne, fulcro d'espansione d'un impero ancora oggi più carismatico, custodisce il genio. Nel 1957 la Maison presenta l'ultima collezione del maestro, variazioni sul tema della stampa animalier, una delle sue tante felici ispirazioni che da allora fanno parte dei classici del guardaroba femminile. Sono bastati 10 anni per entrare nell'Olimpo. Christian Dior muore in Italia a Montecatini. Non ha ancora compiuto 52 anni.